punks that need to take the medication. They don't know what's right. They just wanna make it through the night. We don't give a damn about the me generation. Spoon-fed, brain-dead, out of population. Giovanissimi, bravi. Oh, non dimentichiamo una cosa, benvenuti alla scelta, eh. Ciao, saluto alla scelta. Ciao, tutto bene? Oh, non dimentichiamo che vota la giuria di qualità. Vorrei poi sentire Sara Verbaum, non ha mai parlato, nemmeno Nicolas. Dopo ci sentiamo dopo questa votazione. No, volevo dire che bisogna anche notare e far notare che oltre al televoto e il voto della giuria di qualità c'è quello della Ipsos, che ha radunato in tutta Italia, del lavoro enorme, cambiare 1000 girati ogni momento, ogni serata, e per quanto riguarda i giovani vedere avere un panel di ascoltatori, di elettori adatti appunto alla giovane età dei nostri concorrenti. Quindi grazie alla Ipsos, adesso parliamo di questo vostro brano. Loro sono partiti dai Coldplay e siete arrivati all'etnico. Che cosa è successo? Cosa è successo nel vostro stile? Ci piace un po' sperimentare, mescolare un po' le sonorità, e alla fine è nato il nostro tempo, che comunque è un pezzo molto colorato. È un pezzo di grande attualità. Molto bello, molto Via. Bello. La scelta. Grazie. La scelta. Come andrà a finire ancora tu non sai. Il mondo sta cambiando e noi stiamo cambiando, respirando, sempre respirando. Le strade sono diverse, frenetiche ma intense, di volti e lineamenti differenti. Vedo immagini nuove, culture e colori, radici lontane che adesso mi appartengono. Il mondo che vorrei non trova differenze tra l'uomo e le sue varie appartenenze. E quello che vedremo sarà la foto di una nuova realtà. Immagine del nostro tempo, un'onda che mi cambierà dentro. E mi sento un africano metropolitano, con gli occhi da orientale, il cuore di chissà che andrà lontano. Trascorrono veloci e come andrà a finire ora tu lo sai. E quello che viviamo è già la foto di una nuova realtà. Immagine del nostro tempo, lo specchio di un fiume che si muove lento. E mi sento un africano metropolitano, con gli occhi da orientale, il cuore di chissà che andrà lontano. Oh,
ragazzi, benvenuti nel mio blog. Ho qui due componenti della band La Scelta. Benvenuti, Mattia, Mattia Del Forno, frontman cantante, e Francesco Caprara, giusto? Batterista. Ne mancano altri, ma insomma non ho la pretesa stasera di invitarvi tutti, che non ci stiamo neanche in questo mio studiolo. Allora, La Scelta, già nome, è tutto un programma, Anche sì. Chi è che mi racconta un po' la storia del gruppo? Come siete nati? Come vi siete incontrati? Siete di Roma, giusto? Sì, io sono napoletano, ma vivo a Roma da quando ero ragazzino, e quindi Roma, la mia città, insomma, quella sì, che mi ha adottato, mi ha permesso poi di conoscere i miei compagni di viaggio. Francesco è qui, è nato tutto qui, in questa location, che poi tra l'altro è una vecchia fattoria del nonno di Francesco. Lui abita qui di fronte, adesso è nello studio. Sì. E ci trovammo una sera a fare una chiacchiera proprio in casa di Francesco e decidemmo di intraprendere un viaggio musicale fatto di pezzi nostri, di pezzi neri. Volevamo in qualche modo staccarci dal carico per band, no? Che ci, nel tempo, insomma, ci ha fatto locali, e abbiamo deciso di iniziare a fare tipo di notte. Stavamo in casa, io registravo le cucine, l'armadio di Francesco, mettevo all'interno e registravo le cucine. Nell'armadio? Ho capito bene? Nell'armadio della camera da letto, sì. Fantastico, bellissimo. Perché la dentro con i vestiti isolava bene, quindi si metteva il microfono dentro, Mattia apriva la porta, io vedevo sta scena, no? La porta aperta e lui con la testa dentro all'armadio, fantastico. Il suonatore della chitarra, facevamo le registrazioni, si metteva nel bagno, perché il suono delle maioliche del bagno è particolarmente usato in queste cose, quindi comunque è stato divertente. Bello, bello. Batteria in cucina. Batteria in cucina, ovviamente. Ci sta. Certo. Bellissimo, bello, proprio natur, no? Proprio nato, modo genuino, no? Se e vogliamo. Tutto in maniera genuina. Bello. Appunto, anche la scelta, il nome della band nasce proprio perché a un certo punto abbiamo fatto una scelta, abbiamo deciso di metterci insieme, di fare questo viaggio musicale che a distanza, quanti anni sono passati? Beh, comunque sono tanti anni. Tanti, parecchi. Insomma, abbiamo fatto tantissime esperienze, il Sanremo del 2008. Ecco, volevo appunto arrivare con voi, avete cavalcato un palco importantissimo, Sanremo appunto 2008, bello, me lo ricordo la vostra esibizione. È vero? Sì, E vi ho anche votato, ora che mi viene in mente. Io sono una teledipendente di cose ovviamente musicali, adesso non TV spazzatura. E Sanremo comunque vi ha dato un'ottima visibilità, sì, sarà una cosa incredibile, anche perché immagina che qualche anno prima avevamo formato la band proprio quasi per quello scopo, cioè comunque siamo tutti amanti, anche se proveniamo da diversi mondi musicali, però per Sanremo ci fa mettere tutti quanti seduti al bordello quando siamo piccoli, certo. Quindi è comunque un punto sia di inizio che d'arrivo, non so come dire, no? Di una carriera di un musicista che nasce in Italia, e no, al di là di tutte le trasmissioni, qualsiasi cosa, ma quello che viene a essere ancora una cosa magica. Magica, eh sì. Puoi essere il numero uno, ma c'è sempre un'emotività particolare che ti accompagna su quel palco. È vero. I palchi più grandi, che ha fatto il primo maggio, per dire che sì, 100.000 davanti, alla botta emotiva, lì è stata tutta una cultura. A Sanremo, anzi, prima della presentazione, stavamo male tutti, perché comunque immagina che noi siamo partiti da qui, abbiamo portato là sotto, poi le canzoni, il testo e la musica è stato un processo che non è stato toccato, è rimasta così come l'abbiamo pensata noi. Certo, certo. Ancora oggi io sono molto contento, ma anche penso gli altri, ma sì, siamo tutti contenti di aver fatto quella cosa. E beh, l'altro brano era un brano con un tema sociale, non deve essere attuale. Citiamolo il titolo, che magari anche il nostro pubblico poi se lo ritorna.
Il nostro tempo, eh? Ma sicuramente il pubblico, adesso che gli diciamo così, se lo ricorda. Siete molto introspettivi sempre, mi piace questo gruppo, anche perché io ho studiato un po' di psicologia, pedagogia, quindi insomma quando trattiamo queste tematiche, insomma, è sempre molto interessante. E poi avete citato gli altri e citiamoli questi altri, scusate, perché io fossi un componente della band mi arrabbierei. La chitarra, chitarrista grandissimo, anche lui pilastro e fondatore della band insieme a noi. Sì. E poi la new entry, che ormai non è più new. È praticamente, diciamo, compromesso, anche lui è compromesso, il termine giusto è quello. E Marco, che è un grande talento italiano, un bassista veramente fenomenale, ci siamo, diciamo, innamorati a vicenda in qualche modo, e quindi le nostre strade si sono incrociate. Già ci conoscevamo, come al solito, tutti i musicisti, alla fine. Sì, meno male, certo. Siamo, no? Sì. Però poi è stato bello. Non è facile quando entra un nuovo elemento dentro una famiglia già composta da diverso tempo. Quindi sembra, ok, fate, suonate insieme. No, in realtà c'è proprio un motivo, perché magari tu duri 16 anni con un musicista e magari non fai altre formazioni con altri, no? Certo. Quindi c'è proprio una alchimia particolare. E beh, e questo poi viene trasmessa al pubblico, che comunque sente le vostre produzioni. Infatti devo dire che c'è sempre qualcosa di appunto magico nelle vostre canzoni, e anche un suono sempre ancestrale, molto che ricorda davvero, no? Quasi la primitività, nel senso buono del termine, davvero. Assolutamente sì. Tutto in massima libertà, sì. E soprattutto cercando di descrivere attraverso le canzoni il nostro vissuto, le nostre esperienze, i dolori, le gioie, insomma, raccontarci attraverso la musica, fare in modo che qualcun'altro dall'altra parte poi si senta coinvolto, alla fine ti galvanizzi, fa avere quella spinta per creare eccessivamente tanti brani, tante altre soluzioni. Infatti, adesso ci arriviamo, al vostro album e al vostro ultimo singolo. Volevo ricordare al pubblico due importanti incontri, no? A livello di produzione. Roberto Simoncioni, Fabrizio, scusate, oggi ho in mente Roberto, scusate, non mi chiedete perché, è una storia lunghissima, ma chiudo la parentesi. Fabrizio Simoncioni, che conosco tra l'altro anch'io personalmente, perché ha lavorato con i Litfiba. E Ron. Insomma, che ho incontrato tra l'altro recentemente a Recco, Mattia lo sa, e ti abbiamo anche citato, e lui appunto era molto, molto contento di questa citazione che ho fatto. Ecco, raccontatemi brevemente, ecco, la vostra collaborazione con questi due produttori professionisti. Beh, Fabrizio, che dire, vabbè. Simon, c'è un nome nel senso anche storico, perché lui ha fatto dei dischi incredibili negli anni 90, insomma, sia come produttore, diciamo, artistico, e anche come fonico, perché lui è un grande fonico, ma anche come pianista, quindi lui era già un grande musicista, no? Certo. E dai primi anni 2000, per una serie di casi, abbiamo cominciato a collaborarci. Prima a livello, diciamo, molto più piccolo, ecco, piccolo. Sì. Poi a un certo punto, un giorno, ci siamo proprio incontrati artisticamente, ed è stato bello, perché comunque lui alla fine lavorava in Messico. Lui stava in Messico all'epoca, e poi da lì si è montata questa cosa. Siamo andati a produrre una parte del nostro secondo disco, Colore Alieno. Siamo partiti da Texas del Paso, quindi lavoravo lì, abbiamo prodotto 4-5 anni, adesso non mi ricordo,
però soprattutto c'è stato uno scambio molto forte a livello umano, a livello esperienza unica, esperienza fatta. Ci credo. E con lui abbiamo lavorato anche a qualche brano insieme a Ron, perché poi successivamente noi siamo partiti con Ron, abbiamo fatto 3 anni di tour, poi dal 2016 insomma abbiamo fatto, dal 2015 abbiamo iniziato a fare il tour insieme a Ron, la collaborazione è stata tutta la musica di Cantù, quindi abbiamo cominciato tutte le cose insieme, e poi lui è un grande amante del gruppo, della band, perché non andiamo insieme. Sono stati 3 anni fighissimi, abbiamo realizzato un album importante per Aisbar, un piccolo la forza di 24 italiani, sì. Abbiamo curato la produzione artistica, abbiamo cantato insieme a tutti artisti in un brano molto storico che si sta per cantare, videoclip meraviglioso, anche lì grandi schiette. Quindi fondamentalmente abbiamo messo un pochino la parte della musica, mm-hmm. e ci siamo dedicati più al dietro le quinte, alle collaborazioni, eccetera. Sì. Però ecco, tutti questi brani che poi avevamo nel cassetto, a un certo punto abbiamo deciso di tirarli fuori. Di tirarli fuori, di esprimerli. Sì, e beh, e avete fatto bene, un ottimo capolavoro direi. Allora, questo album appunto Colore Alieno, spieghiamo perché. Dovrei spiegarlo io, ma ve lo faccio dire a voi. Perché? Assume tanti significati, insomma, cercare il nome per un disco è forse più difficile, o tanto difficile quanto trovare il nome di una band, per una band. Sì. Però in quel momento volevamo dare abbiamo in qualche modo immaginato che la nostra vita di quel periodo poi fosse una vita quasi da alieni, sì. in confronto alla società in cui stavamo vivendo, e il colore poi che riusciamo a dare con le nostre canzoni permette in qualche modo di rimanere liberi, di rimanere sinceri in confronto di tanti valori che viviamo, ahimè, insomma, del farsi nel quotidiano. Parliamo di amicizia, di amore, di passione per il lavoro, per la musica, per tante altre cose, certo. Invece il fatto di essere così cementali, di rimanere più ancorati, no? Le nostre amicizie, le nostre passioni, a sentire un po' fuori, no? Di mettere lì, ci ha fatto sentire così in quel momento. Abbiamo deciso di dare questo titolo, e anche tra l'altro c'è una canzone tanto all'interno dell'album che è tutto alieno, bella, bellissima, sì, bellissima. È stata una parte del percorso della scelta, quindi il secondo disco è stato importante, una fase insomma chiave della nostra esistenza artistica. Bella, bellissima, e mi piace anche in un'intervista che avete detto anche di cogliere comunque le sfumature poi, no? Nella vita avete giocato anche un po' sul fatto, no? Colore, sfumatura, insomma. Sì, c'è una frase molto bella del nostro amico e collega Zampaglione, Federico, sì, una sua canzone, e dice: perché sono le sfumature a dare ai colori. È vero, ha ragione. Non ce ne rendiamo conto, ma nella vita è proprio così, sono quelle piccole sfumature che poi ti possono far accendere tutto un fuoco, no? Un discorso più ampio. È vero, è vero. Molto spesso anche nella composizione noi partiamo proprio dalle sfumature, da un suono, da un'atmosfera per creare la consistenza della canzone. Bello, bellissimo. Anche adesso non me le ricordo tutte le canzoni, però quando aprite con Saturno sì. l'inizio e finite con Saturno la fine, mi è rimasto impresso. Bello. Noi siamo molto amanti di quelle band anni 70-80 come Pink Floyd ad esempio, sì. No? Quindi volevamo quasi
creare un concept, un concept, un concept, no? Sì, perché per trovare un argomento che poi leghi tutto il disco, invece di fare tante canzoni completamente staccate. Sì, sì. Tante volte poi parliamo con Mattia, ci mettiamo prima, che vogliamo dire su tutto il disco, sì. Che messaggio vogliamo cercare di dare, quindi sì, anche sì. Lui con i testi ovviamente lavora in questa direzione, per questo a me piace moltissimo, perché ecco, sono contento che hai colto questa sì, cosa di... mi piace. No, perché... Sì. Deve avere un filo, no? Sì, no. È una storia alla fine, no? Una storia. Una storia, sì, sì. È un momento, quindi cerchiamo di metterci un po' tutti gli elementi, anche un po' questa cosa, no? Di usare spesso anche i quadri, no? Le copertine, poi penso ci arriveremo a parlare anche di questo, insomma, però ecco, sì. È proprio per quello. Diventa un'opera a sé, un album. Un'opera, quindi. Esatto, esattamente. Parlando sempre, mettendo ovviamente le giuste virgolette, Mattia. Beh, anche no. Però ecco, però è quello il senso. Sì, 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 sì. Bello, bellissimo, davvero, bravi. E poi c'è appunto questa collaborazione all'interno con Ron, che citava appunto Mattia prima, che dà quel tocco stilistico, chiaramente, insomma, tutto l'album. Bello, complimenti. Poi il termine, la tua canzone storica. Beh, sì, sì. Ti è sempre piaciuta poi, quindi, a tutti quanti indistintamente, quindi non ce lo siamo neanche detto, eppure era una di quelle che ci piaceva di più. Esatto, sì, sì, sì. Io invece a Ron ho detto che la mia preferita era Il gigante e la bambina. Ma detto, no, davvero, io sono cresciuta anche con quella canzone, davvero, non era una bugia, gli ho detto la pura verità, infatti apprezzato, poi sentirete l'intervista, apprezzato, perché comunque è un testo un po' difficile per quei tempi, però una sonorità magnifica, bella, bellissima. Ok, torniamo alla scelta, se no vedi, poi la faccio io l'intervista, vedi, poi io sono una chiacchierona. Vabbè. E anche ricordiamo la canzone con Mirko Frezza, l'attore, bella anche quella, eh? Come mai? Allora, chi è che... ti facciamo vedere una cosa? Sì! Ecco qua. Mamma mia, ho guardato il cielo, bello il titolo della canzone, eh, ma sì. Ecco, partiamo da qua, da questo, partiamo, da qua, partiamo qua. Dal quadro, da questo bellissimo Costabi, questo è un Costabi, esatto, racconta di Costabi. Vabbè, no. Mark Costabi è un grande, diciamo, artista, lui è, diciamo, di origine, mi sembra, lituana, ma vive a New York. Sì. Vive a New York, se mi serve a Roma. Sì. Ed è un ex allievo anche di Andy Warhol. Un grande. È immenso, insomma, ha fatto copertine per i Guns N' Roses, cioè lui ha fatto la copertina di User Illusion, che è l'album che piace a tutti noi, penso anche a te. Eh beh, sì, non mi piace più Axl Rose, come si è ridotto, però... l'ho visto a Imola, ho detto no, no. Avevamo quindi questa possibilità di, io lo conoscevo da anni, perché una sì? sera mi ritrovai a conoscerlo per una scena assurda, c'erano dei musicisti pazzeschi, Tony Levin a questa cena, insomma, proprio, sì? E quindi l'ho conosciuto, siamo rimasti in contatto, alla fine gli abbiamo chiesto, ci faresti la copertina del nostro disco, come ha fatto Andy Warhol con Lou Reed, con Lou Reed. Esatto. E lui ha risposto, certo Francesco, perché no? Wow, e quindi, proprio così. Siamo contenti, sì. Siamo tutti molto contenti, lui è veramente carino, disponibile, insomma, gli è piaciuto il brano e poi da lì eravamo contenti, perché insomma, ecco, è stato un connubio di cose, esatto. Artistico. Sì. Bello, bello. Musica, arte, cinema, poi e cinema. E cinema, sì. Con Mirko Frezza, che è un nostro amico, un amico del quartiere, è un attore in danza di lancio, un personaggio molto dal carattere molto forte. Si vede, sì, sì, sì. Sì, è anche un vissuto importante, insomma, trovandoci a parlare, sai, dei discorsi
è uscito fuori il tema che poi è stato testo, guardato il cielo. Sì. Abbiamo deciso di coinvolgerlo non solo tramite video, sì, ma all'interno della canzone, e lui ha parlato al centro del brano. Questa canzone è nata dopo un certo di tanti chiari, però poi si è rivelata una canzone che appartiene un po' a tante persone, tanti generi, tra cui tutti gli attori che hanno partecipato a questo videoclip, ci sono Claudio Pieriti, c'è Giardini, c'è Adamo, Marcello Conte, insomma, amici di Mirko, che è stato bravissimo a coinvolgerli, ma soprattutto persone che in qualche modo si sono sentite, no? Specchiate poi del testo, del brano. Sì, sì. Ho avuto tanti complimenti, e soprattutto questa cosa ci ha fatto capire che la nostra musica non rimane così. È vero, è vero. Vediamo, ma è bello quando viene attacciato e è possibile che lì è proprio quello alla fine dica perché ne possano suggerire e fare il tempo, creare uno spunto di discussione, scoprire un regalo e poi quattro mesi al girato in cui appunto per tipo di no? Siamo a loro disponibilità mentale. Di partiva, che andava la maggior parte delle imprese fatte a Roma, e sì, però bello sono impegnati anche solo per leggere il testo, comunque per no, fanno il fatto bene, insomma, è stata un'esperienza incredibile, raggiungibile. Ci credo. Sia dopo le riprese, insomma, noi dovremmo, bravo, ringraziamo noi, insomma, quindi è un'esperienza bella. Ci credo, ci credo. Unica. Tant'è appunto che ha preso un premio, è venuto un riconoscimento, quindi insomma. Sì, abbiamo vinto il premio Roma Festival, poi siamo stati a Capri, al Capri Film Fest, ci hanno premiato, è stata anche lì una grandesse meravigliosa, ci ha premiato, che per noi è veramente divina. Quando insomma meravigliosa, salita sul palco, ci ha fatto i complimenti davanti a tutti, insomma, un applauso molto sincero, molto bello, insomma, ci fa piacere, insomma, da registrare, un musicista enorme che insomma che ammiriamo da morire. Questo per chiudere, sì, tipo, comunque la musica della scelta è sempre stata aperta alle collaborazioni di ogni genere, da quanti a un attimo. Ricordo i primi concerti li facevamo con musicisti, professionisti, cantanti africane, a Sanremo avevamo anche una pianista giapponese, poi c'è stato anche un altro, tutti questi attori, come dire, siamo sempre e continuiamo ad essere una realtà che vuole abbracciare piuttosto che chiudersi e E beh, questa è una caratteristica che vi contraddistingue, eh? Non tutti i gruppi sono così, adesso non me ne vogliano altri gruppi, però è vero, cioè però obiettivamente c'è, è così. Ahimè, molte volte io vedo tante collaborazioni, tante cose fatte secondo me non in maniera ultra sincera, ma anche in maniera convenienza. Esatto. Noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti a farlo sempre in maniera così semplice, libertà per il potere del messaggio, poi certo, per toglierti qualcosa di diverso e per avere uno scambio, un vero scambio a te.
Sì, direi che sì, avete fatto centro e continuate su questa linea, mi raccomando, anche artistica, sempre abbinare anche quadri a copertine, che ha sempre il suo perché e valore. E ricordiamo al pubblico di ascoltare l'ultima canzone che è uscita a giugno, Ballad 2020. Non l'abbiamo ancora citata, ma io la voglio citare perché è bellissima. Fai bene. Scusa, questo video tutto camminare all'indietro, nuotare all'indietro, tutto all'indietro. Sì, è anche una citazione. Sai che a noi piacciono tanto i Coldplay e quindi un videoclip come The Scientist, quando uscì, insomma, ci colpì particolarmente, tutto girato. Bello. Carinissimo. Abbiamo voluto, ecco, fare una citazione, anche perché il video ce lo siamo autoprodotto, girato con una GoPro semplicissima, e poi è venuto bene, fatto completamente in casa, un'esperienza, insomma, un bello momento post quarantena, e quindi ecco, è un pezzo importante perché doveva uscire in verità all'inizio anno, quando avevamo pensato di far uscire il primo gennaio del 2020, abbiamo poi rimandato per diversi motivi, alla fine poi fino a giugno, però racconta un po' uno storico difficile, contraddittorio, finale del Covid, al di fuori a fare l'interno, insomma, lo raccontiamo con più semplicità rispetto ai nostri precedenti brani, che magari avevano sviluppato in prospettiva, eccetera, qui si va molto sul diretto, cerchiamo anche di utilizzare più personalmente, scrivendo il testo, di essere cercare di arrivare in maniera più diretta possibile. E ecco, cambiare i testi è stato un cambiamento, ma per tutti i testi meno psicologici. L'ultimo lì più cervellotico, cerebrale. Sì, esatto. Sì. In Bald c'è una ritmica potente. Sì. Ho lasciato un commento, non so se l'avete visto, a proposito della ritmica, della sonorità. Sì, vabbè, ma quando avete voglia. Sì, perché viene proprio fuori questo aspetto. Bravi. Sì, dal vivo, non perché qui vicino a me, ma è il signorino dal mezzo di se stesso. No, vabbè, ma siamo tutti signorino, Francesco ti ha chiamato tra un po' ti darà del voi, comunque, no, al di là di questo, non so come dire, cioè, diciamo che oggi la ritmica nella musica comunque contemporanea è una cosa molto preponderante, ultimamente poi lo è ancora di più, no? Quindi sì, ormai le ritmiche sembra che stanno vivendo il loro periodo, per alcuni peggiore, perché sono magari ritmiche un po' finte, perché sono stati i campioni, per altri invece è il loro periodo migliore. Io penso sempre che la musica trovi sempre un modo per comunicare e per evolversi, quindi per me non esiste peggio, meglio, insomma, esiste proprio l'umanità, che è questa. E quindi bisogna starci dentro, ti piace la musica, vuoi stare nella musica, devi stare in questo linguaggio, saperci stare, ma insomma è bello, mi ritengo fortunato che siamo riusciti insomma a mantenere una band per così tanto tempo, non è facile, e quella è una cosa fondamentale per me, al di là di tutto, delle cose, delle classifiche. Riuscire a resistere nel tempo con tutti gli eventi che ci sono stati dentro è una cosa oggi che diventa un tesoro. Rara, è vero. Sì, capito? Sì. Sì. È un po' questo il senso, almeno per me, insomma. È un senso, no, hai detto bene, tra l'altro, più che aver creato una band, abbiamo creato un concetto. Esattamente. Esatto. Le nostre nottate trascorse in studio, il nostro tempo, messo per la nostra musica, per i nostri tanti, anche preghiacci, anche i nostri scuoli,
chiaro, e beh, non penso che non ce ne siano stati. No, ma come no? Ma va bene però, perché comunque sono nel rispetto della persona che c'è davanti, comunque tu puoi costruire ancora con quella persona che è davanti, quindi non ti interessa risolvere sto problema, no? Certo, quindi, sì. Vuol dire che... Perché questi anni ormai... Va bene, insomma. Va bene, direi proprio di sì, bella, una personalità forte, quindi insomma... Quella abbiamo a questo mondo, secondo me. Beh, sì. Mattia ride. Sì, dobbiamo contare veramente su noi stessi, per l'unica proprio cosa che tu devi, non lo so, come si dice, cura te stesso, perché è l'unica cosa che hai. Sì. Fondamentale. E se tu stai bene con te stesso, poi lo trasmetti anche al gruppo, per cui insomma... Esattamente. Cosa ci siamo dimenticati in questa sede di dire? Cosa ci siamo dimenticati? Il tratto che ci dovete seguire. Quello è chiaro. Facebook, sul nostro Instagram, la scelta profilo ufficiale. Esatto. Facebook, su Instagram, su Twitter, su Spotify, YouTube, esatto. YouTube. Ascoltate la nostra musica, vedete le vostre canzoni nelle vostre classifiche preferite, così. Esatto. Fatto. Crescere un po', anche perché noi veniamo quando siamo nati non c'era Spotify. Noi veniamo un attimo prima del Big Bang informatico. Sì, aspetta, vi faccio vedere io con cosa sono cresciuta. Scusate, arrivo. Arrivo. Dunque, ne prendo una a caso, Non me ne vogliate. La musica sì. Adesso è la Steve Roger Band, La Steve Roger Band, vabbè, ne ho presa una a caso, però ecco, io sono cresciuta con questa, e voi anche, mi sembra. Steve Roger Band era Alza di Laguna. Sì, intervistati tutti, tra l'altro. Con la Bic dovevi rimettere a posto la cassetta, ricordi? Certo, ma sai quanti fili rotti? Poi anche si aggiustavano con lo scotch, a volte funzionava. Con lo scotch recuperate. Fantastico, quindi... Non è detto che il prossimo disco faremo anche una versione vinile. Sicuro. Ma no. Io lo aspetto il vostro disco, se poi ci accordiamo, se vi fa piacere. Ce lo vogliamo consegnare a Chiara di Amazon. Va bene? Esatto, citofonate, ok? Colore alieno, una copia, scusate, ma lo voglio. Bene. Voglio anche dire un'ultima cosa, ringraziare Ottica Santa Lucia, che oggi mi ha gentilmente imprestato questi bellissimi occhiali Boots francesi. E niente, io sono un po' una fanatica di occhiali. Niente, volevo ringraziare che il mio brand diciamo, partner. Non abbiamo. Come? No, dico noi ancora. Noi ringraziamo la Confessù di SRL, Mattia, del Corno, il nostro amico francese. No, non avendo problemi di vista ancora. No, non c'è problema. Insomma, siamo ancora. Però, sai, se insomma, anche se fanno occhiali da sole, noi. Sì, fanno anche occhiali da sole, sì. Siamo disponibili. Noi siamo disponibili a indossare gli occhiali da sole e fare pubblicità per questa... Bene, per Ottica Santa Lucia. Riferirò a due ragazzi, tra l'altro, simpatici come voi. Bene, buona serata. Grazie a te. Ciao. Alle soglie del 2020, la rivoluzione vera, schermi spenti. Siamo una parte di quei cambiamenti. Se la città è una tavolozza di colori, coi pennelli asciutti e fare i conti con i minuti, quando ti sembra li hai bruciati tutti, perché
c'è una vita che aspetti e la paura di non ridere più. Ma io e te riempiremo queste pagine di vita improvvisando senza chiederci che ora è. Ho una lista di intenzioni scritte a matita, bella coppia, il mio amore per te, che mi ricordi che è impossibile niente, ognuno deve stare dove vuole. Io resto qui per sempre, resto qui per sempre. Siamo precari anche nei sentimenti, la differenza poi la fanno i fatti. Giorni duri, giorni nuovi, mescolati con momenti astratti. Scordare tutto e riconoscersi ogni sera, tu sei la mia persona. Scordare tutto e ritrovarsi la mattina, io sono la tua persona. Riempiremo queste pagine di vita improvvisando senza chiederci che ora è. Ho una lista di intenzioni scritte a matita, bella coppia, il mio amore per te, che mi ricordi che è impossibile niente, ognuno deve stare dove vuole. Io resto qui per sempre, resto qui per sempre. Ed è già 2020 e camminiamo ancora. Abbiamo scritto capitoli sorprendenti, ma camminiamo ancora. E non pensare dove, senza pensare a me. E non pensare dove, ma camminando ancora, ancora. Riempiremo queste pagine di vita improvvisando senza chiederci che ora è. The me.